amorosissimi. Oggi, come avete visto dalle immagini iniziali, andremo a realizzare insieme questo maglionone oversize realizzato ai ferri. Un progetto veramente semplice da fare, adattissimo anche agli amici che stanno iniziando adesso l'arte della lavorazione della maglia ai ferri, realizzato con un filato morbidissimo, con una carezza proprio, una nuvola di morbidezza e leggerezza soprattutto. È un progetto, questo oversize, una taglia che parte da una taglia 42-44, ovviamente essendo molto largo sta fino a 46-48, se non anche di più. È un modello molto sportivo che può essere indossato davvero tutti i giorni per andare a scuola, per andare a lavorare o perché no, per andare anche a fare la spesa, perché vi tiene veramente tanto 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 caldo. Prima di lasciarvi al tutorial vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità che pubblico vi basta iscrivervi al canale senza dimenticare di attivare la campanella. E se il tutorial vi è piaciuto regalatemi un like. Per realizzare il mio maglione oversize io ho utilizzato il filato Cindy della Tessiland, che è uno degli ultimi filati nati in casa Tessiland, appunto, all'insegna della morbidezza, del colore e della leggerezza, soprattutto perché questo è un filato veramente leggerissimo che rende tanto e si lavora con attrezzi molto molto grandi. È un mistolana, sono gomitoli da 50 grammi per 105 metri di lunghezza, però vi ripeto rende veramente tanto perché va lavorato con attrezzi grandi. Infatti io ho lavorato tutto il maglioncino con 280 grammi di filo. Per lavorare il maglione ho utilizzato i ferri numero 10 e ho realizzato i polsi con i ferri numero 4. Ci occorre poi un uncinetto numero 5,5 marca punti, un paio di forbici e una goda lana. Allora iniziamo la lavorazione del nostro maglioncione partendo dal punto. Ve lo scrivo qui perché io ho i miei appunti, però sono illeggibili, quindi ve li riporto qua. Allora io vi ho scritto gli 8 ferri da ripetere del punto. Allora innanzitutto il punto è divisibile multiplo, ve lo scrivo qua sotto, multiplo 4 più 3, questo è il multiplo. I ferri 1 e 2 si lavorano a maglia rasata diritta, quindi punto legaccio, tutti e due ferri a diritto. Ferro 3, due diritti, due assieme a diritto, un gettato da ripetere per tutto il ferro, che finirà con tre diritti. Ferri 4, 5, 6, maglia rasata rovescia, quindi tre ferri tutti a rovescio. Ferro numero 7, due assieme a diritto, un gettato e due diritti per tutto il ferro, che terminerà con due assieme a rovescio, un gettato e un diritto. Il ferro numero 8, tutto a rovescio. E poi si riparte dal primo. E vi ripeto, il multiplo del punto è 4 più 3. Ossia 4 più 4 più 4 più 4, alla fine aggiungete 3 punti in più. Ora, innanzitutto vi faccio vedere il mio schemino, quello che io preparo sempre quando realizzo i miei progetti ai ferri. Lavoreremo il progetto con i ferri numero 10, avviando 60 maglie. Per ogni taglia in più e in meno andate ad aggiungere o sottrarre 4 maglie, perché deve essere bello ampio, se no non è più un oversize. Il bordo l'ho lavorato con due ferri a tubolare e quattro ferri a coste 1 e 1. In più ho lavorato quattro ferri liberi a maglia rasata, diritta. Poi iniziamo con il punto occhielli e lavoriamo un totale di 61 ferri, più quello di chiusura, all'altezza di 63 cm. Ovviamente se volete realizzare il vostro maglione più lungo, prima degli scalfi, al ferro numero 35 e 36 avremo gli scalfi, andate ad aumentare i ferri prima appunto degli scalfi, prima quindi del 35esimo ferro di lavorazione. Dopodiché proseguiremo fino al 62esimo ferro nel quale chiuderemo. Nella parte dietro, dopo gli scalfi, andiamo dritti, sino a chiudere. Invece nel davanti, al 40esimo ferro, dal bordo, quindi da quando iniziamo il punto occhielli, andiamo a dividere a metà il lavoro e lavoreremo le due parti separatamente o insieme, comunque con due gomitoli diversi, andando a realizzare una diminuzione dal lato scollo, ogni ferro a diritto, sino al termine. Comunque poi lo vediamo ovviamente insieme. Iniziamo quindi con il montare sul nostro ferro 60 maglie. Queste 60 maglie daranno un'ampiezza di 68 cm. Se lo volete più aderente andrete a diminuire di 4 in 4 perché il multiplo del punto è 4 più 3. Andiamo quindi a lavorare i nostri primi due ferri a punto tubolare.
Il punto tubolare si lavora facendo il primo punto a diritto, il secondo punto a rovescio, passandolo però. Quindi porto in avanti il filo, passo il rovescio, porto indietro il filo. Il diritto lo lavoro, il rovescio lo passo portando in avanti il filo. Cioè come se lo dovessi lavorare, però lo passo e poi riporto indietro il filo. Lavoro il diritto, passo il rovescio e riporto indietro il filo. Lavoro il diritto, passo il rovescio e riporto indietro il filo. E proseguiamo in questo modo sino al termine del ferro e ripetiamo nel ferro successivo. Una volta che avremo terminato i due ferri a punto tubolare, procediamo con quattro ferri a punto coste 1 e 1. Lavoriamo il diritto e questa volta lavoriamo anche il rovescio. Lavoriamo il diritto e lavoriamo il rovescio. Lavoriamo il diritto e lavoriamo il rovescio. Questo per un totale di 4 ferri. Terminati i 4 ferri a punto coste 1 e 1, procediamo con 4 ferri a maglia rasata diritta, ossia i ferri a diritto, tutti i punti a diritto. Quindi entriamo in ognuno dei punti e lo lavoriamo diritto. I ferri di ritorno li lavoriamo tutti a rovescio, quindi come si presentano. E lavoriamo in questo modo per un totale di 4 ferri, quindi questi sono i primi due, ne facciamo altri due. Quindi un altro ferro a diritto e un altro ferro a rovescio. Una volta terminati i 4 ferri a maglia rasata diritta, procediamo con la realizzazione del punto. Primo e secondo ferro li lavoreremo tutti e due a diritto, sia nella parte del diritto del lavoro che del rovescio, quindi tutti i punti a diritto, sia nel ferro di andata sia nel ferro di ritorno, quindi nel rovescio del lavoro lavoreremo comunque i punti a diritto. Procediamo con il terzo ferro, nel quale andremo a lavorare per tutto il ferro questa sequenza di punti: due diritti, due assieme a diritto, quindi i successivi due punti li prendiamo insieme e li lavoriamo entrambi insieme a diritto, e un gettato, quindi gettiamo il filo sul ferro di destra e poi andiamo a lavorare nuovamente due diritti, due assieme a diritto e un gettato, due diritti, due assieme a diritto e un gettato sino al termine del ferro. Il ferro si conclude dopo l'ultimo gettato con tre diritti, però siccome noi abbiamo un punto in più andremo a lavorare ancora due maglie insieme a diritto e due diritti. Questo lo facciamo solo nel primo ferro perché dobbiamo fare una diminuzione. Poi il ferro numero 3 si conclude con tre diritti, quindi un gettato e tre diritti. I ferri numero 4, numero 5 e numero 6, quindi tre ferri successivi, li lavoreremo tutti a rovescio. Quindi sia i ferri di ritorno, quindi i ferri a rovescio, li lavoriamo a rovescio, e anche il ferro a diritto. Quindi lavoriamo questo ferro e i successivi due tutti nello stesso modo, quindi con i punti tutti a rovescio. Procediamo adesso con il ferro numero 7, nel quale andremo a lavorare due assieme a diritto, un gettato e due diritti per tutto il ferro. Quindi due assieme a diritto, gettiamo il filo sul ferro e lavoriamo due diritti, uno e due, due assieme a diritto, un gettato e due diritti, uno e due, sino al termine del ferro. Chiudiamo il ferro con due assieme a diritto, un gettato e un solo diritto. Procediamo adesso con l'ottavo e ultimo punto del modulo, che sarà tutto a rovescio, quindi tutti i punti a rovescio, compresi i gettati. Non ve l'ho detto prima, comunque ve lo dico adesso: andate a lavorare i punti sia diritto che rovescio prendendoli normalmente come se fosse un punto normale, quindi i gettati saranno lavorati esattamente come i punti. Terminato l'ottavo ferro, ricominceremo dal primo e procedete con la lavorazione del punto occhielli per un totale di 34 ferri, quindi 4 moduli completi più 2 ferri.
Una volta terminato di lavorare i nostri 34 ferri dopo i 4 ferri a maglia rasata diritta, quindi i 34 ferri sono relativi alla lavorazione del punto traforato, io mi ritrovo un'altezza a partire dal bordo di 35 cm. Adesso vado a lavorare l'apertura degli scalfi, quindi vado a chiudere 8 maglie all'inizio del ferro a diritto e 8 le chiuderò all'inizio del ferro rovescio, continuando la lavorazione del punto. Io adesso ho lavorato i primi due ferri del motivo, quindi adesso devo andare a lavorare il terzo. Chiudo le mie 8 maglie e le vado a chiudere con la chiusura da cavallate, quindi lavoro la prima a diritto, lavoro la successiva e a cavallo la prima sulla seconda e ne ho chiusa una, lavoro la successiva, chiudo la seconda, lavoro la successiva a cavallo, che sono 3, 4 e procedo sino a 8. Adesso vado a proseguire la lavorazione del ferro sino in fondo con il terzo ferro del punto traforato, quindi vado a lavorare i miei due diritti, il primo ce l'ho sul ferro quindi ne lavoro solo uno, due assieme a diritto e un gettato per tutto il ferro, quindi due diritti, due assieme a diritto e un gettato sino al termine, che chiuderò ovviamente come sempre con 3 diritti. Una volta terminato il ferro di andata procedo con il ferro di ritorno, che è il quarto ferro di ripetizione del punto, e vado anche in questo caso a chiudere le prime 8 maglie, quindi lavoro il primo rovescio, lavoro il secondo e come prima a cavallo le due maglie, va bene? Quindi lavoro la successiva e a cavallo 2, in questo caso è il gettato ma lo lavoro come il punto, 3 e procedo sino a 8. Quindi io adesso sto lavorando il quarto ferro, proseguirò con il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo. Una volta lavorato l'ottavo ferro del modulo dopo gli scalfi, andiamo a dividere a metà il lavoro. Quindi contiamo tutte le maglie che abbiamo sul ferro e lavoriamo solo la prima parte, tenendo presente che dobbiamo avere sempre un multiplo di 4 maglie per proseguire con la lavorazione del punto traforato. Io nel mio lavoro mi ritrovo 43 maglie, perché vi ricordate che abbiamo fatto una diminuzione all'inizio del punto occhielli. Quindi adesso vado a fare un aumento e lo farò nella prima parte di lavorazione. Io ho 43 maglie, quindi arrotondo 44 perché faccio un aumento, quindi diviso 2 fa 22 maglie. Quindi conto 21, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 21. Metto un marcapunti nel 22esimo punto. Così so che mi devo fermare qui, lo faccio per praticità, per non dover contare tutti i punti, e vado a lavorare il primo ferro della lavorazione, quindi tutto a diritto. Quindi 1, 2, 3, sino ad arrivare al marcapunti. Sono arrivata al punto precedente a quello dove ho segnato col marcapunti, vado a prendere il filo che si trova tra maglia e maglia, proprio nel mezzo, vado a sollevare questo punto e lo lavoro a diritto ritorto, quindi entro invece che sul davanti in questo modo e lo lavoro a diritto e poi chiudo con il diritto. Ora vado a lavorare il rovescio. Procediamo adesso alla lavorazione. Potete lavorare i due pannelli insieme utilizzando due gomitoli oppure lavorare un pannello per volta. Andiamo quindi a contare il nostro multiplo di 4 più 3, perché vi ripeto, adesso noi qui dobbiamo fare delle diminuzioni e ci dobbiamo ritrovare il numero giusto di maglie per poter fare queste diminuzioni. Quindi andiamo a togliere il nostro multiplo preciso di 4 più 3, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... è una intera 13, 14, 15, 16 e 3, perché se io vado a contare un altro multiplo non mi avanzano i punti poi per fare la diminuzione. Quindi in questo punto vado a mettere un marcapunti, quindi io so che vado a lavorare tutte le maglie con la sequenza del punto traforato sino ad arrivare al marcapunti. Chiudiamo come prima dopo l'ultimo gettato con 3 diritti.
Quindi abbiamo completato la lavorazione del modulo. Possiamo togliere il marcapunti, lo mettete per comodità, potete anche non metterlo, eh? Adesso andiamo a fare la diminuzione. Lavoriamo questo punto a diritto normalmente, un punto in più questo che lavoreremo a diritto, e poi andiamo a chiudere la diminuzione prendendo due maglie e lavorandole insieme a diritto, così. La diminuzione in questo caso la facciamo alla fine del ferro. Se volete lavorare contemporaneamente andrete a lavorare con un altro gomitolo, quindi facciamo un punto asola, sì. Quindi facciamo un cappiettino per iniziare il punto, lo mettiamo nel ferro di sinistra e qui iniziamo allora con la diminuzione. Spostiamo questo punto, facciamo cadere questo, lo teniamo con un marcapunti. Quando la diminuzione la facciamo all'inizio del ferro conviene fare sempre così, e il cappiettino lo mettiamo subito dopo, poi sopra mettiamo quello che ha il marcapunti, così incastriamo il filo di lavorazione. È semplicemente per incastrare il filo. Lavoriamo quindi il cappietto insieme al primo punto, lo facciamo passare nel ferro di destra senza lavorarlo, lavoriamo a diritto il punto successivo e poi accavalliamo. Così abbiamo fatto la diminuzione a sinistra. E adesso lavoriamo la seconda parte. Quindi lavoriamo un diritto volante che è un punto in più e poi la lavorazione del punto. Quindi due diritti, due insieme a diritto gettato sino al termine del ferro che chiuderemo con tre diritti. Terminato il ferro, proseguiamo con la lavorazione a rovescio. Le diminuzioni le faremo solo nei ferri sul diritto del lavoro. Quindi tutti i ferri a rovescio li lavoreremo con i punti così come li abbiamo. Adesso io lavoro il quarto ferro del punto che è a rovescio e proseguo con la lavorazione a rovescio tranquillamente sino al termine del ferro. Una volta che ho terminato il ferro vado a prendere il filo dell'altro gomitolo e procedo con l'altra parte del davanti lavorando con l'altro gomitolo gli altri punti sempre a rovescio. Sono arrivata al quinto ferro di lavorazione che è sempre a maglia rasata rovescia. In questo caso non ho bisogno di contare perché non devo fare gettati, quindi devo lavorare semplicemente a rovescio. Andrò a lavorare quindi tutte le maglie a rovescio sino ad arrivare alle ultime due. Sono arrivata alle ultime due maglie e le lavoro insieme a rovescio. Adesso cambio il filo, quindi lascio andare questo filo e prendo il filo del secondo gomitolo. In questo caso faccio la cavallata, quindi passo il rovescio, lavoro il rovescio successivo e a cavallo e vado a lavorare tutto il resto del ferro rovescio sino al termine. Poi volto e ripeto le due parti a rovescio senza la diminuzione ovviamente. Procediamo adesso con il settimo ferro del punto, quindi nuovamente 4, 4, 4 più 3, quindi questi 5 punti li lavoriamo normalmente a diritto. Vi ripeto, se vi trovate meglio andate a fare un fermino con un marcapunti, e anche in questo caso gli stessi 5 punti li dobbiamo togliere da questa parte. Andiamo quindi a lavorare il settimo ferro che inizia con due seme a diritto, un gettato e due diritti, due seme a diritto, un gettato, due diritti, due assieme a diritto, un gettato, due diritti, due assieme a diritto, un gettato e un diritto. Adesso lavoriamo a diritto le prime tre maglie perché nell'ultime due dobbiamo fare la diminuzione. Quindi qui lavoriamo tutte e tre a diritto e poi nuovamente due insieme a diritto. Ora partiamo con l'altra parte e iniziamo in questo caso con la diminuzione, quindi andiamo a fare la nostra cavallata, passo il filo, lavoro il diritto e a cavallo e poi lavoro i tre diritti, 1, 2 e 3, e ricomincio la lavorazione del punto traforato, quindi due assieme a diritto, un gettato, due diritti, due assieme a diritto, un gettato, due diritti,
due assieme a diritto, ho gettato due diritti, due assieme a diritto, ho gettato e un diritto. Adesso vado a lavorare il rovescio, che è l'ultimo ferro, quindi l'ottavo ferro del punto. Quindi ovviamente stiamo sul rovescio senza diminuire. Procediamo adesso con la lavorazione nuovamente a partire dal primo ferro di lavorazione, ripetendo esattamente gli stessi passaggi che abbiamo visto. Adesso abbiamo i punti utili per fare la diminuzione. Dobbiamo sempre tenere sotto controllo di avere i punti utili per fare il modulo con il punto traforato e la diminuzione. E procedo in questo modo sino ad arrivare al 61esimo ferro di lavorazione, facendo un totale di 10 diminuzioni e arrivando in questo modo ad un'altezza di 64 cm. Una volta che avremo terminato con tutte le diminuzioni, procederemo con la chiusura ad accavallate, quindi chiudiamo tutti i punti prima da una parte e poi dall'altra con la chiusura ad accavallate. Lavoriamo la prima, lavoriamo la seconda e accavalliamo. Lavoriamo la successiva e accavalliamo così come abbiamo fatto con gli scalfi. Quindi chiudiamo prima questa parte e poi quest'altra. Poi procederemo con andare a lavorare il pannello del dietro, esattamente così come abbiamo fatto con il davanti, sino ad arrivare agli scalfi. Dopodiché proseguiremo con la lavorazione dello stesso numero di ferri che abbiamo fatto per il davanti, però andiamo a lavorare tutto il pannello intero, quindi non faremo lo scollo. Andiamo a lavorare i punti come si presentano, sino ad ultimare il progetto, quindi sino a completare il numero di ferri che abbiamo realizzato per il davanti, senza le diminuzioni centrali. Una volta che avremo terminato entrambe i pannelli, andiamo a cucire le spalle. Quindi andremo a posizionare diritto contro diritto e con il filo, se ne avete lasciato un discreto quantitativo, con il filo stesso della chiusura, andremo appunto a cucire le spalle. Per cucire le spalle utilizzeremo l'uncinetto, però io ho preso l'uncinetto sbagliato, scusate, perché andremo a cucire con l'uncinetto numero 5 e mezzo. Quindi entriamo nel primo punto, quello dove si trova il filo, poi nel primo punto corrispondente davanti e andiamo ad unire punto per punto con un giro di una riga di punto bassissimo. Quindi nel primo punto entriamo e facciamo una semplice catenella, poi punto successivo del pannello dietro, punto successivo del pannello davanti, aggancio il filo e chiudo la maglia bassissima. Ho visto che con questo tipo di cucitura vi trovate meglio e allora andiamo con questa cucitura che è anche bella resistente. Quindi punto dietro, punto davanti, aggancio e chiudo la maglia bassissima. Punto dietro, punto davanti, aggancio e faccio una maglia bassissima. Punto, punto, aggancio e chiudo. E procedo così sino a chiudere questa spalla e poi ovviamente farò la stessa cosa con l'altra. Una volta che avremo terminato di chiudere la spalla, facciamo una catenella aggiuntiva, tiriamo, tagliamo il filo che rimane e fermiamo. Per far sparire i fili di lavorazione quando lavoriamo i ferri, prendiamo ovviamente un ago da lana entriamo nella costina del punto. E poi facendo questo avvitamento dell'ago entriamo in tutte le costine successive, così 5 6 e poi tiriamo il filo, muoviamo per distribuire e lo facciamo ancora per altre 5 6 2 3 4 5 e 6, facendogli fare questo movimento il filo si incastra bene tra i punti e non va più via. Poi con questo filato ancora di più perché essendo pelosetto ci aiuta molto. E i fili di lavorazione li fate sparire tutti nello stesso modo. Una volta che avremo terminato di chiudere entrambe le spalle, andiamo a voltare il lavoro sul diritto. Adesso andiamo ad aprirlo e andremo a riprendere i punti partendo dallo scalfo, da questo scalfo, sino ad arrivare allo scalfo successivo, sempre con i ferri numero 10. Entriamo all'interno di ognuno dei punti, partendo subito da quello successivo alla lavorazione degli scalfi, quindi qui, facendo
facciamo un cappietto con il filo e lo facciamo passare sul ferro, lo stringiamo leggermente e facciamo in modo che attraversi il punto, così, va bene? E poi procediamo nello stesso modo con tutti i punti. Quindi entrate nel punto successivo in questo modo, fate passare il filo sopra il ferro e accavallate il punto sul filo, così. Punto successivo, fate passare il filo sul ferro e accavallate il punto sul filo e procedete in questo modo sino ad arrivare allo scalfo successivo, punto su punto. Una volta che avremo ripreso tutti i punti della manica, procederemo andando a lavorare in questo modo. Lavoriamo sempre 8 ferri, però non facciamo più il traforo, quindi andremo a lavorare il ferro 1, 2, 3 tutto a diritto, il ferro 4, 5, 6 tutto a rovescio, il ferro 7 a diritto e il ferro 8 a rovescio. Praticamente andiamo a replicare la lavorazione senza fare però i buchini, quindi nelle maniche non li faremo, lasceremo la lavorazione più compatta. Procediamo quindi andando a ripetere sempre questi 8 ferri sino a raggiungere la lunghezza della manica, meno 1 o 2 centimetri, perché poi andremo a stringere per chiudere il polsino. Ovviamente, avendo iniziato la ripresa dei punti sul diritto del lavoro, noi adesso ci ritroviamo a lavorare il primo ferro sul rovescio del lavoro. Quindi faremo un ferro di preparazione tutto a diritto. Quindi partiamo lavorando i punti e tutti a diritto e poi iniziamo però il conteggio del modulo, diciamo, di 8 ferri dal primo ferro a diritto. Quindi il primo ferro del punto, il numero 1, sarà fatto sul diritto del lavoro. Quindi questo ferro lo facciamo solo di preparazione e lo lavoreremo tutto a rovescio. Una volta che avremo raggiunto la lunghezza della manica che arrivi a un paio di centimetri dal polso, andiamo a cambiare ferri. Io, per arrivare alla lunghezza della mia manica, vi dico subito quanto è lunga. La mia manica è lunga dall'attaccatura, quindi dall'inizio, è lunga 47 centimetri. Per arrivare ai miei 47 centimetri ho lavorato un totale di 52 ferri. Adesso andiamo a cambiare ferri. Dal numero 10 si passerà ai ferri numero 4. E andiamo a chiudere così il polsino lavorando a coste 1 e 1. Quindi un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio per tutto il ferro, e poi andiamo a lavorare sempre nello stesso modo, quindi diritti su diritti e rovesci su rovesci, per un'altezza di 2 o 3 centimetri a seconda di quanto volete lungo il vostro polsino. Io ho lavorato un totale di 8 ferri, appunto coste 1 e 1. E adesso vado a chiudere il polsino con 4 ferri a punto tubolare. Il punto tubolare si esegue andando a lavorare un diritto regolarmente, poi passiamo il filo sul davanti del lavoro, passiamo il rovescio sul ferro di destra senza lavorarlo e riportiamo indietro il filo. Diritto lo lavoro, passo indietro il filo, passo il punto rovescio sul ferro di destra e nuovamente il filo in avanti. Lavoro il diritto, passo il filo, passo il rovescio e riporto indietro il filo. E procedo così per tutto il ferro e per tutti e 4. Nel ferro di ritorno andrò a lavorare i diritti e a passare nuovamente i rovesci nello stesso modo, e lo faccio per un totale di 4 ferri. Una volta che avremo terminato con la lavorazione dei 4 ferri a punto tubolare, andiamo a chiudere in questo modo. Andiamo a chiudere con la chiusura ad accavallate a tubolare. Quindi chiudiamo il diritto, lo lavoriamo normalmente, portiamo indietro il filo, passiamo il rovescio e poi accavalliamo il diritto sul rovescio, così. Lavoriamo il diritto successivo e accavalliamo il rovescio. Passiamo in avanti il filo, passiamo il rovescio, indietro il filo e accavallo il diritto sul rovescio passato. Lavoro il diritto e accavallo. E procedo così sino a chiudere tutte le maglie. Dopodiché vado a riprendere i punti dell'altra manica e procedo nello stesso identico modo. Una volta che avremo terminato quindi di realizzare entrambe le maniche, procediamo con cucire maniche e fianchi. Iniziamo la cucitura partendo dai sottomanica. Vedete che noi abbiamo lasciato lo scalfo aperto, abbiamo costruito la manica
tra i due scalfi, quindi dobbiamo andare ad unire queste due parti, quindi lo scalfo alla manica da questa parte e da questa parte. Innanzitutto andiamo a fermarli con un marcapunti, quindi punto e punto e fermo così, e nel punto corrispondente di fronte, quindi in questo punto vado a mettere il marcapunti. Adesso dalla parte ovviamente del rovescio, quindi il rovescio lo devo avere davanti, utilizzando il filo se l'avete lasciato abbastanza lungo, sempre con l'uncinetto entriamo nel punto di fronte, agganciamo il filo e nel primo punto facciamo una catenella, poi come prima punto davanti, punto dietro, aggancio il filo e faccio la maglia bassissima, punto davanti, punto dietro, aggancio, maglia bassissima. Ora qui che abbiamo lavorato con i ferri numero 4, una maglia bassissima per punto va bene. Poi quando andiamo a realizzare la cucitura nella parte lavorata con i ferri numero 10, andremo a lavorare in un altro modo. Quindi adesso termino la parte di cucitura dove ho lavorato con i ferri 4, adesso vedete sono arrivata a quella con i ferri 10, entro una volta, faccio la maglia bassissima e poi faccio una catenella. Punto successivo, avanti e indietro, maglia bassissima e catenella, in modo da non tirare la cucitura, quindi maglia bassissima e catenella. Ed in questo modo la cucitura rimane morbida. Quindi punto successivo, punto, punto, maglia bassissima, catenella. Punto, punto, maglia bassissima, catenella. E procedo così andando a cucire tutte le maniche sino ad arrivare agli scalfi. Dopodiché gli scalfi li cuciremo alla fine, al termine, sempre nello stesso modo, però prima cucite la parte dei fianchi. Quindi andate ad allineare i fianchi così e cucite prima lo scalfo sotto. Quando arrivate nel punto in cui si uniscono gli scalfi, procedete con la cucitura del fianco e al termine, con un filo nuovo, andate a cucire le due parti aperte da una parte e ovviamente anche dall'altra. Una volta che avremo terminato di cucire le maniche, andiamo a voltare nuovamente sul diritto del lavoro il nostro progetto e andremo a fare una rifinitura all'uncinetto con un semplice giro a maglia bassa intorno allo scollo. Quindi partiamo da un punto, dal primo punto sul retro del lavoro, sul dietro, dopo la cucitura, con l'uncinetto numero 5 e mezzo andiamo ad agganciare il filo. Facciamo una catenella con due fili, poi lasciamo andare il filo più corto, che comunque teniamo accostato al lavoro per farlo sparire. Rientriamo nello stesso punto e realizziamo una maglia bassa e poi un punto basso per ogni ferro lavorato. Quindi entrate nel punto successivo e lavorate la maglia bassa. Se i punti sono troppo lunghi, sono allungati più del normale, andate a realizzarne due di maglie basse, in modo che la lavorazione risulti omogenea e lineare. Quando arriviamo nel punto dove abbiamo lo scollo, la V dello scollo, andiamo a realizzare tre maglie basse chiuse insieme. Entriamo nel punto precedente al punto in cui abbiamo diviso, quindi in questo, così, agganciamo il filo e lo lasciamo sull'uncinetto. Entriamo nel punto centrale, quello della V, agganciamo il filo e lo lasciamo sull'uncinetto e in quello successivo e poi chiudiamo tutto insieme. In questo modo andiamo ad addolcire la curva dello scollo e poi proseguiamo con la lavorazione regolare di tutti i punti sino ad arrivare al termine del giro. Una volta che avremo terminato il giro, entriamo nella prima maglia realizzata, una maglia bassissima, tiriamo, tagliamo, fermiamo il filo e poi con l'ago da lana andiamo a farlo sparire all'interno dei punti lavorati. E a questo punto il nostro morbidissimo maglionone è terminato, veramente una nuvola, e vi ripeto, leggerissimo. Il progetto, lo avete visto, è semplicissimo da realizzare, però l'effetto è davvero davvero notevole. A questo punto non vi rimane che prendere in mano i ferri, il filato e provare a farlo. Il nostro tutorial, l'avete capito, è terminato. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito. Vi mando un enorme bacio e vi aspetto al prossimo. Ciao amorosi!